Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di cucina. Oggi parliamo di salmone al barbecue, una ricetta che a noi piace tantissimo e che se potessimo mangeremmo 2 o 3 volte alla settimana sicuramente. Ecco come lo facciamo. Per questa ricetta per 4 persone abbiamo utilizzato circa 1300 g di uno splendido filetto di salmone. Vi consiglio di farne in abbondanza perché con i resti potrete creare il miglior piatto di pasta al salmone della vostra vita. Per prima cosa è necessario controllare con la punta delle dita se siano presenti o no le lische. In questo caso noi siamo fortunati e il pescivendolo le ha già eliminate. Diversamente le avremmo estratte ad una con queste pinzette apposite che potete trovare sia online che in qualsiasi negozio di cucina. Per il condimento utilizzeremo uno dei nostri rub preferiti, di cui vi lascio il link in descrizione, ma ovviamente potete sbizzarrirvi. L'importante è che non manchino sale, pepe e un po' di spezie forti come senape in polvere e l'aggiunta di un po' di zucchero. Ne cospargiamo l'intera superficie con uno strato omogeneo. A questo punto copriamo il salmone con della pellicola e lo riponiamo in frigorifero per circa un paio d'ore. Nel frattempo ci occupiamo del kamado. Aggiungiamo al carbone rimasto dalla precedente cottura del nuovo carbone e lo sistemiamo livellandolo. Poi lo accendiamo al centro e lo impostiamo per una cottura indiretta stabilizzata a circa 120 gradi. Per il procedimento completo potete dare un'occhiata al mio video sul Birken Chicken. Per la affumicatura utilizzeremo un solo chunk di legno di faggio. Posizioniamo entrambi i deflettori di calore e le griglie e lasciamo che il kamado vada in temperatura monitorando nell'andamento con il nostro meter, inserito in un semplicissimo supporto in legno di nostra produzione da utilizzare prima della cottura. Una volta stabilizzato, inseriamo nel centro del kamado, sopra la brace accesa, il nostro chunk di faggio e poggiamo il salmone al centro della griglia. Visto che in questo caso il salmone aveva ancora la pelle, ho pensato che non fosse necessario ricoprire la griglia con della carta forno per evitare che questo si attaccasse, ma in realtà ho avuto qualche problema a fine cottura, quindi vi consiglio caldamente di interporre sempre della carta forno tra il pesce e la griglia. Con il termometro inserito, lasciamo ora che il salmone cuocia in indiretta a 120 gradi fino al raggiungimento di una temperatura di 55 gradi al cuore. Ci vorranno circa 45 minuti.
Allora ragazzi, parto subito con il dirvi che secondo noi questa preparazione è assolutamente l'apoteosi per il salmone. A noi il salmone piace moltissimo in tutte le sue forme, lo mangiamo crudo, lo mangiamo cotto a bassa temperatura e cotto al barbecue, ma quest'ultima preparazione secondo noi gli dà una nota assolutamente straordinaria. La affumicatura ovviamente è la parte che fa la differenza reale rispetto per esempio ad una cottura a bassa temperatura, della quale si riesce assolutamente a pareggiare la morbidezza e l'umidità finale del prodotto, però a differenza della cottura a bassa temperatura in cui il sapore rimane molto molto lieve, un sapore molto delicato direi, la cottura al barbecue con l'aggiunta di questo rub e la nota affumicata di faggio che ci sta veramente benissimo gli donano un sapore straordinario. In più, cuocendolo nel barbecue, lo strato superficiale della carne del salmone ha modo di disidratarsi leggermente, formando quasi una sorta di bark esteriore che permette al morso anche di godere di due diverse gradazioni di morbidezza, quindi esternamente è leggermente più tenace e molto saporito e internamente si scioglie praticamente in bocca. Vi posso assicurare che se lo provate in questo modo lo rifarete più e più volte e ne andrete assolutamente matti. Inoltre vi voglio anche raccontare che noi con i resti del salmone cotto in questo modo ci facciamo un sughetto per la pasta veramente eccezionale, soffriggendo un po' di cipollotto fresco, aggiungendogli il salmone rimasto fatto a pezzettini e un filo di panna da cucina. È assolutamente straordinario. Noi praticamente ormai volontariamente facciamo più salmone per averne anche il giorno dopo per fare la pasta. È assolutamente straordinario anche quel sughetto, provatelo e non ve ne pentirete. Quindi ragazzi, fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate se ci provate. Se non fate ancora parte di questa famiglia, iscrivetevi al canale e alle pagine Facebook e Instagram per le anticipazioni sui prossimi video. E se vi è piaciuto questo, mettete mi piace. Mi raccomando, ci vediamo presto!